Anche quest'anno l'ANPI ricorda Ercole Vincenzo Orsini, un esempio di vita. Sì, ormai è diventata una cosa consueta, anche perché Ercole Vincenzo Orsini è un eroe del Novecento, per Teramo ma per l'Italia intera. Ed è il classico esempio della lotta partigiana, che ha lottato fino allo stremo dopo una vita dedicata all'antifascismo, perché Ercole Vincenzo Orsini non fu antifascista dell'ultima ora, ma lo fu da sempre, fin dall'inizio del ventennio, e lottò con tutte le sue forze opponendosi al fascismo negli anni 30. E poi fu uno dei capi della resistenza teramana e massimi organizzatori della battaglia di Bosco Martese, assieme a Mario Capuani e a tanti altri personaggi della resistenza teramana. Venne trucidato barbaramente da un nugolo di fascisti a Montorio. Successivamente alla battaglia di Bosco Martese, dove lui si era rifugiato presso la sorella. Sorpreso mentre era dal barbiere, fu catturato, ma lui resistette caparbiamente e ci fu una lotta cruenta, però era solo contro tanti e morì a Montorio il 13 dicembre del 1943. I fascisti barbaramente lo caricarono su un asino e lo trasportarono per le vie di Montorio, ad esempio, come normalmente facevano i barbari, i popoli barbari con i delinquenti comuni, a dimostrazione del popolo quando impiccava qualcuno perché aveva fatto delle cattive azioni. Invece Ercole Vincenzo Orsini fu un eroe della resistenza e poi alla memoria gli fu data anche la medaglia d'oro. E a Teramo, a sua memoria, abbiamo la piazzetta principale, che è il cuore storico sia dell'antica città che della nuova, che è Piazza Orsini, antistante al Duomo e all'amministrazione comunale.